Vediamo che scrive, è arrivato in questo momento un messaggio. Vediamo, vediamo. Voglio, tu sì. Voglio, my bro, ho fame questa sera, appena mi negativizzo, mi prenderanno peso. Te tutto ok? Oggi ho dormito tantissimo. Ora febbre 37,6. TVB, assaiissimo a dopo. Beh, sono contento, sono contento. Vedi? Come vedi, io ti stavo facendo il video e tu mi hai mandato il messaggio. Sì, no, ho avuto un po' di cose da fare, ovviamente non grandi cose, però dai, meglio poco che niente, no? Beh, sono contento, febbre 37,6, quindi sta scendendo, sta scendendo. Dai, probabilmente domani scompare, insomma, però già il fatto stesso che tu abbia fame vuol dire che ti senti bene adesso ed io non posso essere più che contento di questo. Senti, niente, no, vabbè, delle piccole riparazioni in officina, niente di importante. È venuto uno per una macchina, ma lo vedo molto indeciso, non sa manco lui cosa vuole, però dai, purtroppo. Se qua sei al pubblico e comunque devi dare soddisfazione. E poi nient'altro. Oggi è già mercoledì. È vero, oggi è 28, vero? Sì, oggi è 28. Voglio, domani è 29 febbraio. E finisce anche febbraio. Senti, niente, il babbo non si è fatto sentire minimamente, ma secondo me è imminente la partenza. Io credo che entro sabato parta. Questo è la mia supposizione, insomma. Poi ovviamente bisogna vedere anche lui come sta, ma il problema è che lui non ha cambiamenti, non ci sono miglioramenti, cioè il problema è sempre standard, sempre questa febbre altissima, altissima, altissima. Quindi per forza di cose, secondo me, devono trasferirlo. Probabilmente o lo addormenteranno, vedranno un po' come fa, anche perché sicuramente si farà un viaggio in jet, magari si può fare un viaggio in ambulanza, insomma. Disse l'altra volta per fine mese, ma il fine mese è arrivato e io credo che fino a sabato va a curarsi come dovere. Sì, il cuore non può più stare qui. Cioè, io gliel'ho sempre detto che tu non devi stare qua, tu devi trovare una soluzione a curare il tuo problema, perché qua non riesci a curarti, non ti danno quelle cure necessarie che tu hai bisogno. Però, sai, l'amore verso il figliolo è da capogiro, è fuori dal comune, insomma. Però io gli ho detto che noi vogliamo che tu ti debba curare e lo devi fare per te e per noi. E quindi io credo che adesso sia veramente arrivato il momento e penso che anche a lui sappia che non può più aspettare. Senti, probabilmente, forse o sta aspettando, che ne so, che definiscono la casa e mi dice vai a dare un'occhiata, vedi se è tutto ok e quindi poi va via. Però mi disse l'altra volta che mancavano un po' di comfort, che erano in ultimazione dei lavori, quindi mo, sinceramente. Certo, mi sarebbe piaciuto andare a vedere come stavano facendo i lavori, ma specialmente per te, insomma. Per me non è un problema, io posso pure stare qua ad abitare, ma non è che abbia questa fretta. L'unica fretta che ho è quella comunque di starti accanto, questa è la cosa che più mi preme, ma se no alla fine era anche relativo il discorso per la casa per noi, insomma, tu lo sai come la penso io, eh? Tu l'importante che stai qua è che io possa stare con te, poi il resto è tutto relativo, mi interessa poco quanto niente. Vabbè,
Certo, è ovvio, è normale avere una casa di fronte, con porte di fronte, oppure uno su e uno giù, è tutta un'altra storia, ci mancherebbe. Qualsiasi situazione, qualsiasi evenienza sono sempre presente. Però voglio dire, da qua ad arrivare là ci metto 10 nanosecondi nell'eventualità di un'esigenza urgente, insomma. Però dai, io vabbè, tanto lui ha pensato a questo perché sa che essere presenti nello stesso luogo, nello stesso posto, a distanza di 1 metro, ha un altro significato. Va bene, dai. Senti, ma speriamo che così la completa, così posso almeno dare un'occhiata, vediamo se è tutto a posto, ancora per caso. Non credo manca nulla, perché figurati se il babbo, faccia mancare qualcosa, assolutamente, quello l'avrà riempita di tutto e di più, immagino già. Va bene, senti, niente, che dire, mangia e noi ci sentiamo dopo, io mo chiudo e me ne vado sopra. Comunque, il discorso che ti dicevo ieri che devono fare è su Inside, lo fanno domani su Italia 1, sì, parleranno un po' della Sicilia, parleranno della mafia siciliana, parleranno di un po' tutti i clan e quant'altro, lo faranno vedere domani su Inside. Ah, un bel programma, insomma, secondo me si avvicina molto alla realtà, alla verità. Certo, non è che possono dire, ovviamente, non è che possono sapere tutto per tutto, però hanno le loro conoscenze, i loro infiltrati e sicuramente parleranno e faranno vedere tanto. Quindi per domani sera sicuramente anche te starai sicuramente meglio e probabilmente è una cosa che ti piacerebbe anche vedere come me. Va bene? Beh, voglio, mi raccomando, andiamo avanti così. Ok? Un bacio, un cuore e un abbraccio forte forte. Ciao, pure mio, dove? C'ho fame, vado a mangiare pure io. Ciao.